Apri, sta arrivando. Signori, sala, chi non è? Grazie, grazie. Scusate, signori, chiedo scusa. Mattarella non l'ho votato, non mi piace per come è stato scelto, anzi imposto da Renzi. Non do dei pregiudizi e lo aspetto alla prova dei fatti, lo incontrerò volentieri e vediamo se farà passare i decreti schifezza che Renzi sta preparando. Ne ho contestato il metodo di elezione e, con tutto rispetto per la persona, il passato politico. Uno che è cresciuto a Pane, De Mita, Andreotti, Amato e D'Alema non rappresenta il mio modello di vita prima ancora che di politica, però valuteremo da quello che farà. L'Italia, in questo momento l'emergenza è italiana, non è solo padana, lombarda, veneta, pugliese. Le due emergenze per cui stiamo lavorando, disoccupazione e immigrazione, sono emergenze a Brescia, ma sono emergenze anche a Pescara e a Chieti. E quindi non mi interessa l'indipendenza della Padania con un deserto economico. Io continuo a essere, nei cinque punti che noi proponiamo anche a tutti i cittadini del centro e del sud, c'è l'autonomia, il federalismo, l'identità, la comunità, il territorio. Però prima bisogna far ripartire l'Italia da nord a sud, quindi, perché altrimenti non c'è autonomia che tenga. Domanda complessa, qua la politica cambia di settimana in settimana. Io sto cercando di offrire un progetto di vita comune che parla di scuola, parla di famiglia, parla di asili nido, parla di genitori separati, parla di ospedali aperti di notte come in Lombardia e in Veneto. Fino a dove arriverà questa proposta e chi aderirà non lo so, mi piacerebbe che ci fosse in Italia un movimento come quello di Marine Le Pen, con le nostre differenze, perché Marine Le Pen punta sullo Stato onnipresente e onnifacente, io punto più sui territori. Per me la bellezza e la ricchezza dell'Italia sono le sue diversità. La Francia è nata in un certo modo, l'Abruzzo è l'Abruzzo, la Val d'Aosta è la Val d'Aosta e la Sardegna è la Sardegna. Quindi l'Italia è un po' l'Italia dei Medici, Lorenzo dei Medici. L'Italia dei comuni, l'Italia di Miglio, l'Italia delle diversità che stanno insieme se sono valorizzate. Se tutto passa da Roma, secondo me non funziona. Una bellissima accoglienza, sì, puntuale, sì. Calorosa, appassionata, con attesa, con problemi concreti segnalati, pescatori, agricoltori, commercianti, imprenditori, avvocati a cui chiudono i tribunali dalla sera alla mattina, pendolari che non sanno a che ora partono, a che ora arrivano, quindi abbiamo portato a casa un bel po' di compiti da risolvere, non risolveremo tutto perché non abbiamo la bacchetta magica, però l'impegno sia a Roma che a Bruxelles per risolvere almeno alcuni di questi problemi ce lo metteremo. Basta, tutti fuori. Matteo, di qua, Matteo. Avevo promesso a un signore che passava. No. Matteo, signore qua. Mi sto avvicinando sempre più al movimento Noi con Salvini, in quanto vedo in questo movimento l'unica vera alternativa del centrodestra, un'alternativa che Forza Italia e altre realtà non riescono a dare. Oramai non è più la Lega tradizionale, con questo movimento si cerca di radicare quelle che sono i valori, i principi del territorio, del Made in Italy, parlare il verbo comune, il verbo di tutti quanti i giorni. Ha iniziato il suo tour dell'Abruzzo, Matteo Salvini, domenica sarà in Sicilia. Siamo orgogliosi che ha scelto la nostra terra e siamo in attesa che vengano date poi le coordinate per arrivare anche nei piccoli centri e nei comuni e poter iniziare un'opera di divulgazione del verbo di Salvini. Attenzione! Ciao Matteo! Abbiamo 1000 persone. Vabbè. Devi aspettare. Ma così diventa pazzo. Lo so. Tutta la musica intera, raga. No, alla fine. Stiamo aspettando il calcio. Vincerò, stiamo aspettando. L'altro vincerò, anche se va a pensiero prima di...
Io sono stato a Padova, onorevole, al congresso federale. Sono un bellissimo. Ti fai la foto con me. Ci abbiamo messo qui. Dica signora. Grazie. Grazie. Poi è andata via per divergenze con Stefano Salvi, vorrei esservi su questo territorio. Molto volentieri. Mi registrerò su lei. Molto volentieri. Complimenti. Bravo!